Ah. Oh, guarda che c'è Nicola Jang. Oggi facciamo una sfida tra me e questi qui. Ultimamente vedo che in tantissimi vi state scandalizzando per un po' di farina di insetti sugli alimenti. Ma dai, ma cosa sarà mai? Oggi vi faccio vedere io cosa vuol dire veramente mangiare gli insetti. Raga. Anin. Easy. Ah, ok. Anin. Sì, ok, Geppetta, basta giocare a fargli fare la lotta. Sono venuto in pace. Ecco, brava. Comunque mi sembra troppo poco. Se devo fare una cosa la devo fare per bene, perciò... Sì, sì, but... me. Allora, un po' di larve giganti, un po' di cavallette, un po' di grilli domestici. Sì, quelli con cui vi stanno facendo i nuovi panini. Un po' di altri tipi di grilli. Un po' di altri tipi di grilli ancora. E mettiamo tutto in una ciotola. Una spruzzatina di olio. Un po' di spezie che ci vuole. Guardate che meraviglia, vi è venuta fame anche a voi. Mischiamo il tutto. È fatto. Raga, c'ho famissimo. Ho tenuto lo stomaco vuoto apposta per loro. Carai. E voilà. Toh, vuoi mettere? Altro che misto fritto di pesce. Che schifezza. Ok, ho mangiato un po' di insetti, però mai così tanti tipi di insetti. Poi anche questo non l'ho mai mangiato in vita mia. Lo scorpione. Ah! Guardate, raga, che schifo. Io come faccio a mangiare una roba del genere? Questo l'ho visto per strada 2 giorni fa. Era sera. C'era questo qui che camminava di qua e di là. Ah, raga, non lo so. Non lo so se riesco a mangiarlo. Iniziamo da quelli più innocui. Ok. Buon appetito. Mi mancavano. Sanno di tuorlo d'uovo. Tuorlo d'uovo fritto. Con un po' di sale e pepe. Ehi, no, questo è più grosso, che schifo. Oh. No, raga, non ce la faccio. C'ha i peluzzi sulla testa. Ma che cacchio. Non ce la faccio. Ah, dai. Proviamo. È pieno di peluzzi sulla testa. Che schifo. È bello croccante, eh? Incominciamo bene. Cos'è questo? È un'ape? C'è pure la spina dietro. Ecco fatto. Questo come antipasto va bene. Anche perché non è con le ali, non ha nulla, perciò è semplicissimo. Molto olioso all'interno, eh. Oh, Dio. Mamma, che roba è? Colpo secco, raga. Guarda questo, c'ha le zampette e le ali. Io, boh. Ah! Oh. Comunque è condito bene, eh? Un po' salato, molto croccante, fritto, ci sta, ci sta. Non ce la faccio più, fa caldissimo. Non so se è il nervosismo perché devo mangiare questo qui. Poi scegliamo per ultimo. Allora, questo qui mi sa che lo lascio per ultimo perché è la cosa che mi fa più schifo di tutti. Lo scorpione, bene o male, assomiglia tipo a un gambero misto granchio. Perciò, si può fare. Anche se ha una forma che sembra un mostro. Primo scorpione in vita mia. No, aspetta, secondo. Il primo era minuscolo, l'ho mangiato a Pechino. Questo è il, diciamo, il secondo, ma è il primo scorpione più grande che abbia mai mangiato in vita mia. Bello croccante. Sembra gambero. Sembra di mangiare il guscio del gambero alla griglia. Di carne non si sente nulla, è vuoto. Il punto dove c'è il corpo è più corposo e c'è la carne. È il momento del... Che schifo, raga, non gliela faccio. Ho mangiato tutti questi insetti, ma questo qui veramente... Che schifo è, non riesco neanche a capparne in mano. Scarafaggio gigante. Chi me l'ha fatto fare? Se si potesse fermare il tempo l'avrei già fatto. 3, 2, 1... Ah, cavolo! Colpo secco? Che schifo! Ho staccato pure le ali! Che schifo!
Ah. Tona, volete un po'? Ciao!